Buongiorno ragazzi, so che settimana scorsa vi avevo promesso il video sulla mobilità a Londra, ma oggi succede un qualcosa che per me è troppo importante. Questo è un giorno che io aspetto da 3-4 mesi minimo, per questo ho deciso di far slittare il vlog sulla mobilità alla settimana prossima, perché oggi finalmente, dopo 5 mesi, vado a sistemare questo disastro. Siamo da Rocket Barber, siamo esattamente a Leighton, che è una delle zone di Londra, zona 4 per esattezza. Conosco questo posto perché quando mi sono trasferito a Londra, io vivevo qua, vivevo in questa zona. Leighton in generale è una zona molto tranquilla, molto cheap, un sacco di persone quando si trasferiscono a Londra prendono Leighton come prima meta nella quale trasferirsi. E soprattutto perché è molto collegata, ci sono diversi autobus, c'è la Central Line che ti porta direttamente sia in centro che in ogni posto dove dovete andare. Eccolo, qua. Ciao belli! Qua, vai il capello, vai il capello. Ce l'abbiamo fatta, dopo 3 mesi di lockdown abbiamo risistemato questa head, questa testa. Abbiamo risistemato. Speriamo altre. Raga, La prossima è la mia però. È il migliore su Londra. È il migliore su Londra. All the best. Grazie mille. Buono, i capelli li abbiamo tagliati, ci vediamo settimana prossima. Ciao. Oh zio, ma il logo? Come il logo? Vuoi già chiudere così? Vabbè, ho capito perché scusa, cioè, non va bene così? Ale, hai fatto vedere solo come ti tagli i capelli, cioè, è davvero questo il video? Sei serio? Va bene, ho capito, ok. La smetto di fare il deficiente, promesso. Tornando seri, quando io ho deciso di fare questo video, e l'ho detto ai miei amici, perché comunque quando sto scrivendo un video, quando lo sto progettando, i miei amici lo vedono, quindi ne parliamo, ci confrontiamo un secondo anche sulle idee. La risposta media che ho ricevuto è stata: ma sei scemo. Più che altro perché dicevano: ma cosa vuoi che ne frega la gente di vedere te che ti vai a tagliare i capelli? Per me, al di là di tutto, il taglio dei capelli, che è una piccola cosa, mi ha dato in realtà un bello spunto per riflettere. Infatti, quando prendiamo la decisione di partire, che sia in Inghilterra o che sia in un qualsiasi altro posto, solitamente ci facciamo prendere dall'ansia e dalla pressione di affrontare i grandi mostri, che sono in questo caso il NIN, la casa, il lavoro, i conti in banca, più o meno tutte le cose che abbiamo già affrontato nei video precedenti. Però tutti, ma davvero tutti, 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 me incluso, presi da tutte queste cose da affrontare, ci dimentichiamo sempre di un qualcosa di fondamentale, ovvero fare attenzione ai piccoli dettagli. E nel mio caso, un piccolo dettaglio è stato quello del taglio dei capelli. So che non si direbbe perché ho sempre ho il cappello, ho i capelli come un pazzo, ma sono sempre stato molto fissato, non tanto sul sistemarli, ma proprio sul taglio. Non lo so perché ho sempre avuto questa fobia che solamente alcune persone potessero tagliarmi i capelli. Quando sono venuto qua, per me, che ci credete o no, è stato un piccolo trauma. Boh, vabbè, trauma no, però è stato un bello sbattimento comunque trovare un posto dove tagliare i capelli. Quello che per me è stato un taglio di capelli, per un'altra persona può essere un ristorante, una palestra, una libreria, un negozio, una qualsiasi piccola cosa che possa creare quelle che mi piace chiamare safe habits. Cose che magari, viste dal di fuori, per le altre persone possono non avere la minima importanza, ma che per noi possono fare la differenza. E queste piccole cose, alle volte,
possono diventare sempre più grandi fino a farci sentire fuori posto. Perché quando vai a cercare un qualcosa sapendo già cosa vuoi e non la riesci a trovare perché ovviamente non sei a casa tua, non conosci il posto nuovo, non sai come muoverti, sommato a tutto il resto può aiutare a generare quella piccola frustrazione che ci portiamo dietro giorno dopo giorno dopo giorno. È lo stesso principio di quando magari un piccolo gesto, che può essere un saluto da parte di un commesso o una pacca sulla spalla da parte del nostro capo, o anche semplicemente un grazie da parte di una persona che stiamo aiutando, cose che possono sembrare gesti semplici ma non banali, in realtà possono fare la differenza e cambiarci veramente la giornata. Quindi quando vi trasferite, se vi sentite persi e non capite bene il perché, provate a darvi un po' di tempo per ritrovare il piacere delle piccole cose. Createvi delle nuove abitudini o dei porti sicuri, se vogliamo, posti nei quali poter approdare quando vi sentite un po' persi. Alla fine dei conti, anche se ci comportiamo da robot, anche se pensiamo di essere super umani, in realtà siamo delle persone normalissime e chi più chi meno, ovviamente questo è un qualcosa che cambia da persona a persona, ma chiunque, veramente chiunque, ha il proprio limite. Quando si raggiunge questo limite è sempre meglio avere un posto nel quale potersi fermare un secondo e ricaricare le batterie. Perciò vorrei chiudere dandovi un piccolo consiglio personale. Prima di partire, siccome, come abbiamo già visto nei video precedenti, è importante organizzarsi, nella lista di cose da fare e di tutte le varie priorità, lasciate anche uno o due slot per prendere più informazioni possibili su ciò che vi può far stare bene. Questa avventura, ma in generale ogni trasferimento, sono come delle maratone. E ritagliarci questi piccoli spazi è come fermarsi a un chioschetto sulla strada, bere qualcosa e poi ripartire. Credetemi, alla lunga fanno la differenza, perché se non state bene voi stessi, se non vi concedete dei piccoli spazi per imparare ad amare anche il posto nel quale state, per scoprirlo, vi porterete con voi esattamente lo stesso stile di vita che avevate prima. E invece no, ogni posto merita di essere scoperto e merita di essere vissuto al 100%. Questo è l'unico vero modo per poter dire sì, ho vissuto qua, nel bene e nel male. Ora, chiudo veramente, come sempre grazie mille a tutte le persone che guardano il video, a coloro che lo condividono, che si iscrivono al canale o che ancora non l'hanno fatto, ma che lo faranno oggi. Grazie anche a chi mi sta scrivendo in privato, soprattutto su Instagram. Anche lì, se avete bisogno, come sempre, non l'avete ancora fatto, potete contattarmi qua nel mio indirizzo di Instagram personale. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!